I contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti e non da TICMILE ed hanno carattere puramente educativo e non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi e le conseguenze. Gli autori e TICMILE non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e degli iscritti, e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di Etikmin, a meno che non sia stato specificato. L'avvertenza sul rischio: i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 70% e il 74% dei conti dei clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD, rispettivamente con Tikmil UK LTD e Tikmil Europe LTD. Valuta se comprendi come funzionano i CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, webinar presentato da me, Giuseppe Cericola, Country Manager Italia di Tikmil, con me per la prima volta per quanto riguarda l'offerta formativa di Tikmil, ho il piacere di avere come ospite Nicola Para, trader indipendente. Prima di entrare nel vivo del webinar e quindi passare la parola a Nicola, vi faccio una breve presentazione di Tikmil. Tikmil è un broker Forex regolamentato dalla FCA UK con fondi segregati e separati dalla società e assicurati fino a 85.000 sterline. È un broker non dealing desk, il che significa che il 100% delle posizioni vengono inviate ai liquidity provider. Vediamo un attimo perché forse non vedete lo schermo. Mostro lo schermo. Ok. La velocità di esecuzione è ultra rapida con una media di 0,15 secondi garantita da oltre 10 server sparsi per il globo. Gli spread partono da zero con commissioni tra le più basse del mercato, non ci sono requote e nessuna limitazione sulle strategie, quindi potete utilizzare scalping, arbitraggio, quelle che ritenete più opportune e non ci sono costi su depositi e prelievi. Questa è un po' la mappa dei nostri server sparsi per il mondo. Oltre a quello principale di Londra, ci sono quelli di New York e Tokyo, poi vari di backup. Potete controllare l'offerta spread e commissioni di Tikmil confrontando con altri competitor in real time, anche adesso se volete, sul famoso sito di MyFXBook, dove sono confrontati tutti i broker a livello globale e noterete che per la maggior parte delle volte è la casella di Tikmil sulle varie major, ma anche i cross, si illumina di verde e quindi significa che le commissioni e gli spread sono più bassi. Grazie a queste caratteristiche, Tikmil è stata premiata come miglior broker per esecuzione ordini sia nel 2018. Questo signore che vedete qui stringere il premio è l'amministratore delegato di Tikmil, Duncan Anderson, e anche nel 2019. Allora, la presentazione del broker è finita molto rapida e adesso entriamo nel vivo del webinar. L'analisi tecnica funziona. Io ti, Nicola, ti do il ti, ti assegno il ruolo di relatore in modo tale che tu possa condividere lo schermo. Eccoci Quando... qua, Esatto. grazie Giuseppe, dovrei aver condiviso il mio schermo. Esatto, sì, lo vedo. Allora, Nicola, se ci sono poi domande da parte dei nostri amici trader, io te le giro e ti lascio la parola. Appunto, poi se ci sono alcune domande nello specifico, entro nel merito. Volentieri, volentierissimo e grazie Giuseppe per avermi invitato a questo webinar, grazie a Tikmil. È un bel tema ampiamente dibattuto e che va tra l'altro anche molto di moda ultimamente e che vede appunto tutti i traders, gli operatori sui mercati finanziari schierarsi spesso in maniera netta, no? O da una parte o dall'altra, cioè o contro, assolutamente contro l'analisi tecnica, non serve a niente, non funziona, oppure particolarmente a favore, no? Quando un tema è così sentito, poi le fazioni sono in questo senso molto, molto estremiste. Allora, io dirò la mia e parto da una premessa. Dirò la mia in particolare magari andando a guardare non tanti pattern grafici classici, ma più gli indicatori e gli oscillatori classici di analisi tecnica. Abbiamo un'ora di tempo, quindi ho deciso di concentrarmi su questi aspetti.
In generale, l'analisi tecnica, come tutte le cose, se si riesce a capire bene intimamente le logiche che stanno dietro a un pattern, le logiche che stanno dietro alla costruzione di un indicatore o un oscillatore, e se quindi una volta che si conoscono bene le logiche che stanno dietro a questi strumenti, si ragiona appunto sulla base del modo, in linea con il modo nei quali, nel modo in cui, nel quale sono stati costruiti, allora tutto funziona, non solo gli oscillatori e gli indicatori di analisi tecnica. È importante conoscere bene quello di cui si parla, capire come è stato costruito e chiaramente fare degli importanti accorgimenti. Dunque, parto dagli indicatori, come dicevo, e gli oscillatori di analisi tecnica. Nicola, scusa se ti interrompo, prima di iniziare vorrei fare, visto che siamo in tanti, vorrei fare un piccolo sondaggio in chat per capire quanti di voi utilizzano l'analisi tecnica per il proprio training. Io penso che ovviamente siamo qui, siamo tutti trader e sicuramente tutti utilizzano l'analisi tecnica, però anche un po' per sondare l'audience e capire un po' a chi ci stiamo rivolgendo, vorrei capire quanti di voi utilizzano l'analisi tecnica per il proprio trading. Volentierissimo, in particolare, guarda, visto che ne parlerò, Giuseppe, gli indicatori e gli oscillatori, perché poi magari molti li utilizzeranno, ma il come li usano, non ho dubbi che possa fare la differenza sulla loro operatività. Allora, arrivano un po' le prime risposte. Fabrizio utilizza l'analisi tecnica, price action, quindi Giovanni solo price action, molti in parte. Analisi fondamentale, ok, multi time frame. Ecco, l'analisi multi time frame piace anche a me. Ok, sì, diverse domande. Quanti di Abbastanza voi variegate. utilizzano expert advisor basati sull'analisi tecnica? Perché vedo dalle risposte, quindi tutti in discrezionale. Price action più time frame a livelli. Ebbene, Nicola, ci sono molti esperti che ci stanno ascoltando, quindi. Mi fa piacere, bene. Dicevo Giuseppe, io partirei dagli indicatori e gli oscillatori di analisi tecnica, perché nei miei anni di trading, ho iniziato a fare trading 12 anni fa. Ad un certo punto, con il grafico talmente pieno di indicatori ed oscillatori di analisi tecnica, erano talmente tanti che non riuscivo più nemmeno a vedere le candele, più nemmeno a vedere il prezzo, ho deciso di fare uno sforzo in uno dei tanti periodi in cui ho solo fatto trading, e non l'ho affiancato magari ad un altro lavoro di consulenza, come quello che facevo, in Banca Aletti e in Banca IMI presso i desk di trader conto proprio contro terzi. Che cosa ho fatto? Mi sono andato a studiare per filo e per segno le formule che stanno dietro a questi indicatori ed oscillatori di analisi tecnica. Mi sono studiato la formula e ho cercato di capire in che modo ragionano, come elaborano i dati e che output mi danno, in che modo me lo danno. La prima importante conclusione che ho tratto è che partono tutti quanti dallo stesso dato di input. Partono tutti quanti dal prezzo. Un indicatore, un oscillatore di analisi tecnica può avere una logica mirror reverting, una logica trend follower, può avere la formula più semplice o complicata alla base del suo dato di output, che è poi quello che noi vediamo sul grafico, ma tutti quanti partono dal prezzo. Quindi da qua diciamo, sono giunto al primo errore che purtroppo molti trader neofiti commettono. Cioè, gli indicatori e gli oscillatori sono i primi a dirci è il prezzo che comanda, loro stessi elaborano il dato prezzo come dato di partenza per poi darci un qualsiasi tipo diverso di output, ma tutti partono dal prezzo, sono loro i primi a dirci che il prezzo comanda. I trader spesso non fanno comandare il prezzo, ma fanno comandare l'indicatore o l'oscillatore. Cioè, l'indicatore o l'oscillatore non ci serve come conferma. Non ci serve come magari, che ne so, timing d'ingresso, ma diventa quello che comanda. Appena dà un segnale di inversione o un segnale di trend, un segnale long, un segnale short, si entra subito in posizione ed è l'indicatore o l'oscillatore a comandare e non il prezzo.
Dopo questo punto di partenza, ho proseguito nello studio e chiaramente nell'analisi delle formule che stanno dietro a questi indicatori oscillatori sono arrivato a una conclusione dividendo, e qua faccio un esempio grafico, lo disegno io stesso, poi andiamo sui grafici reali, vi farò vedere gli stessi esempi su reale. Sono arrivato a una conclusione, ovvero, innanzitutto gli indicatori, cioè quelli che noi tipicamente troviamo al di sopra del prezzo, cioè sopra il prezzo, no? Una media mobile la troviamo in corrispondenza delle candele, si trova proprio sul prezzo. Un indicatore, gli indicatori sono tipicamente trend follower. Trend follower significa che seguono il trend, seguono l'andamento del prezzo, però purtroppo elaborano il dato del prezzo in maniera ritardata e quindi ci danno un'indicazione in ritardo che ci parla purtroppo del passato. L'esempio della media mobile è uno degli esempi più semplici da fare. Quando il mercato è passato in maniera molto, molto schematica e semplice dal punto A al punto B, che cosa succede? Succede che dopo questo pezzo di salita che ha portato i corsi del nostro strumento finanziario dal prezzo A al prezzo B più alto, la nostra media mobile si sarà girata al rialzo, una media lenta avrà incrociato al rialzo una media veloce, magari ci sarà stato anche un incrocio fra media e prezzo, insomma, le classiche, diciamo, i classici segnali che vengono utilizzati dai trader per entrare in posizione, in questo caso long, seguendo appunto la media mobile. Purtroppo cosa succede? Succede che quando poi il mercato effettivamente prosegue in trend, quindi dal punto B poi corre ancora più in su fino al punto C e poi dal punto C corre ancora più in su fino al punto D, noi siamo felici e contenti perché chiaramente la media mobile usata nelle maniere più disparate, classiche, ci dà un segnale di continuazione, ci fa stare in posizione e ci fa guadagnare e non abbiamo nessun problema. Questo è il caso in cui la media funziona. Quindi gli indicatori che sono trend follower funzionano quando il mercato è in tendenza. Il mercato non è laterale, ma il mercato tipicamente prende una direzione e la mantiene, come hanno fatto gli indici mondiali, per esempio, nel primo quadrimestre, di quest'anno. Il problema sulla media mobile, poi magari faccio una piccola pausa a domande, Giuseppe. Il problema della media mobile è quando il mercato poi inizia a muoversi in trading range. Noi non sappiamo dal punto B se effettivamente continueremo in trend oppure se magari inizieremo, non dico a girare al ribasso, che sarebbe lo scenario peggiore, no, diciamo che il mercato va in trading range e quindi comincia a oscillare fra due valori ben definiti. Se sul punto B la nostra media mobile ci ha dato un segnale long e noi siamo appena entrati, ovviamente in ritardo perché la media aspetta che ci sia questo movimento di salita prima di darci il segnale e ci dà il segnale long al punto B, poi il mercato magari si gira, va in trading range, si finisce qua giù al punto, lo chiamo C1, e magari qua giù la media mobile dopo questo pezzo di discesa, dopo aver avuto il tempo di elaborare i dati, il prezzo dello strumento finanziario che è passato da B ed è sceso fino a C1, magari qua ci dà un segnale purtroppo short. E qua chiedo magari Giuseppe in chat se è capitato a molti di tradare con la media mobile in questo modo, trovarsi di fronte a un trading range e avere un segnale long, poi il mercato scende, la media ci dà un segnale short, stoppiamo in perdita e poi il mercato risale. E quassù di nuovo ci dà un segnale long, allora ristoppo lo short e mi giro long. E insomma, si susseguono 1, 2, 3 stop loss di fila, poi chiaramente va da sé che la media mobile ad un certo punto, dopo un certo trading range, si appiccia e quindi perlomeno ci grazia e non ci dà più segnali, insomma, che finiscono in stop loss. Sì, esatto, vedo che in chat già ti hanno risposto con sì, certo, Giovanni, Cristiano, ottimo esempio. Beh, è un po' il discorso sì, della media mobile che va a testare la pazienza dei trader, proprio perché poi quando magari veniamo da 3-4 stop di fila
e arriva il trend, magari il trade giusto, usciamo perché dobbiamo comunque chiudere alla meglio e recuperare parte delle perdite, e magari quel segnale era quel segnale buono in cui magari parte un trend persistente e non riusciamo poi a seguire fino alla fine la strategia trend following. Comunque sì, ci sono diversi feedback positivi su questo esempio. Fabrizio ti chiede se Ok. dovrebbe aspettare il punto B per entrare. Allora, io, e questo forse sarebbe stata addirittura la conclusione di tutto questo discorso, io per esempio gli indicatori trend follower come la media mobile non li utilizzo perché, appunto, come ho anticipato e come loro stessi mi dicono, come la formula, di questi indicatori mi dice, mi parlano del passato. Mi parlano del passato, io del passato non me ne faccio niente. Io se guardo un grafico di questo tipo so già nel passato che cosa è successo, so già che per esempio qua sull'euro-dollaro, senza nemmeno bisogno di mettere la media mobile, che ne so, una media a 9 periodi, per esempio, basta che conto le candele, no? Io so già come si troverà posizionata questa media. Quindi non uso indicatori di analisi tecnica, soprattutto quelli trend follower. E mi baso solo ed esclusivamente sulla dinamica di prezzi. Io ho un protocollo operativo meccanico che si basa esclusivamente sull'equilibrio fra forze rialziste e forze ribassiste. Quello che sul mercato ha sempre funzionato e sempre funzionerà perché il mercato definito come tale, appunto mercato, è semplicemente una contrapposizione fra compratori e venditori e le pressioni più forti degli uni piuttosto che degli altri, determinano poi l'andamento dello strumento. Quindi non uso indicatori classici di analisi tecnica trend follower perché, lo ripeto qua, una media mobile a 9 periodi, io guardo il daily dell'euro-dollaro, conto le candele, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ecco che sono sicuro che una media mobile a 9 periodi ancora non avrà avuto la forza di girarsi al rialzo. Perché non ha avuto la forza ancora di girarsi al rialzo? Perché è la media aritmetica, se fosse una media semplice, di queste 9 candele qua. Partiamo da quassù, siamo scesi fortemente, abbiamo rimbalzato, ma non abbastanza da annullare anche la prima brutta candela ribassista che ancora c'è dentro la formula della media mobile, e quindi so che si sta girando al rialzo, ma ancora non ha completato l'inversione. Questo perché la media mi parla del passato e io il passato lo vedo da solo sul grafico, anzi, vedo anche il presente. Guarda, per curiosità, andiamo anche a inserire una media mobile. Sì, da lì trend, Ecco, trend, eccolo qua. moving average, la Eccola terza. qui, moving average, metto una media 9, come ho detto, la lascio su. Eccola qua. Ho messo la media è ancora inclinata al ribasso. Perché? Perché so, poi è una delle formule più semplici, quella della media mobile, appunto una media di 9 candele, è inclinata al ribasso, bastava guardare le ultime 9 candele, come si erano comportate, non c'era nemmeno bisogno di disegnarla. Vado avanti nell'esempio, Giuseppe, parlando adesso degli oscillatori. E fra i tanti oscillatori, poi magari farò un esempio di uno che, se, a mio avviso, è fra i più usati dai trader, cioè l'RSI, RSI o RSI che dir si voglia. Cosa fanno invece, appunto, gli oscillatori, cioè quelli che noi troviamo tipicamente in un'area a parte del grafico, come quello che c'è qua, appunto, l'RSI su Italy 40 sul nostro indice, li troviamo tipicamente in una zona a parte sottostante al grafico e sono tipicamente mean reverting, quindi fanno l'esatto contrario, ragionano in maniera diametralmente opposta a quello che fanno gli indicatori trend follower. Ovvero, cosa fa un RSI, un RSI? Se il mercato passa dal punto A al punto B, quindi dopo un certo movimento di salita, ci darà un segnale contrario alla media mobile. Non ci darà un segnale long, ma tipicamente ci darà un segnale di ipercomprato,
supererai il livello di 70, che è il classico segnale dell'RSI, e ci darà un segnale short. Questo perché ragioni in maniera diametralmente opposta, ha una logica mirror reverting, mentre il tipico indicatore trend follower come la media ha una logica trend follower, non mirror reverting. E qua vi invito e vi sfido a trovare magari un indicatore e un oscillatore o due indicatori e due oscillatori che contemporaneamente sullo stesso strumento, sullo stesso time frame, vi danno lo stesso identico segnale, cioè vi dicono tutti quanti long o tutti quanti short. È un caso più unico che raro. Sono curioso di sapere cosa ci rispondono in chat. Per finire il discorso sull'RSI. È ancora più terribile della media mobile, perché se la media mobile ci stoppa due o tre volte in trading range e poi si appiattisce e non ci dà più alcun segnale, l'RSI che cosa fa? Si passa dal punto A al punto B e ci dà un segnale short. L'RSI funziona molto bene nei trading range, tant'è che se poi si passa dal punto B al punto C1 e si scende, qua giù ci darà un segnale al contrario, long. Quindi ci fa prendere profitto dallo short, guadagniamo, entriamo pure long in inversione. Poi si torna su, qua su va di nuovo in ipercomprato, magari ci dà il segnale short ed è fantastico perché ci fa guardare in maniera molto profittevole effettivamente nei trading range e funziona direi abbastanza bene. Il problema è qua. Quando il mercato è forte, in tendenza direzionale, con l'RSI si fanno dei disastri inenarrabili, direbbe Checco Zalone. Ho guardato l'altro giorno uno dei suoi film. Si passa dal punto A al punto B, Giuseppe, ci dà un segnale short di ipercomprato. Poi cosa succede? Il mercato continua a salire, si va ancora in tendenza, si arriva fino al punto C e l'RSI non ci fa stoppare, perché quassù, dopo che il mercato è salito ancora, l'RSI ci darà un segnale ancora più short. Noi cosa facciamo? Chiudiamo in perdita nel punto C che siamo entrati qua giù e l'RSI ci dice ancora short, siamo entrati qua short per l'RSI, quassù ci dice ancora più short, il danno più grosso che possiamo fare è non stoppare e mediare in perdita, aggiungere un altro pezzo short. Il mercato continua a salire ancora, arriva al punto D, l'RSI ci dirà ancora short. Il mercato continua a salire, l'RSI rimane in ipercomprato. E continua a dirci che è ancora short. Noi siamo entrati qua giù e non facciamo altro che non dormire la notte e sperare che il mercato finalmente inverta. Su questo punto ho un esempio. Se nel frattempo, Giuseppe, non ci sono domande, se vuoi dire Ah, qualcosa, ti intervengo sento una pure. dinamica molto chiara che è molto comune alla maggior parte dei retail, per chi comunque segue un po' le analisi che faccio su i retail. Io spiego proprio questa cosa che adesso ci ha detto Nicola sul fatto che magari affidandosi a degli oscillatori quando vanno in ipercomprato, in presenza di un trend persistente si fanno danni proprio perché poi si vanno a cercare mediazioni, quindi attraverso grigli o magari martingali che fanno saltare il conto. Poi sì, RSI, ma anche stocastico sono comunque molto pericolosi proprio perché in presenza di trend persistenti iniziano ad andare anche divergenze che so che molti lavorano sulle divergenze e quindi poi si affidano e quindi come se fosse anche un credo proprio nel tradare quelle divergenze perché il mercato da lì debba poi andare a stornare, però poi in realtà Non lo fa non mai. Guarda, succede. Ci sono diverse domande. Allora, Giuseppe, ti faccio vedere perché è veramente interessante. Un esempio reale, al di là del disegno che io ho fatto prima, un esempio reale accaduto sul FIB, sul FTSE MIB, sull'Italy 40, il nostro indice, quando Mario Draghi nel 2015 ha annunciato il quantitative easing. Come tu hai detto, RSI, momentum, stocastico sono i più pericolosi, danno dei segnali di inversione che poi non arrivano mai quando il mercato è forte in tendenza. Molto velocemente, 15 gennaio 2015, questa candela qua era un giovedì. Mario Draghi, dopo anni di fatiche e discussioni in Europa, soprattutto con la Germania, annuncia il quantitative easing. Politica monetaria espansiva, la BCE compra 60 miliardi, 40, 80, poi le quantità sono cambiate nel tempo, di obbligazionario area euro. Guardate che cosa fa
il nostro FTSE MIB, che è pieno di banche, è pieno di titoli finanziari ed è quello che ha beneficiato, soprattutto in prima istanza, in prima battuta, più di tutti del quantitative easing. Da 18.000, eravamo al 15 gennaio, siamo passati a 24.000 punti a metà aprile. In 3 mesi il nostro mercato è salito del 33%, che è un guadagno che è già un guadagno alto su base annuale per un indice, ma pure su base triennale, è già un buon guadagno. Figuratevi cosa è stato in soli 3-4 mesi di mercato. E andiamo a vedere velocemente che cosa ci ha detto l'RSI. Allora, qua non aveva superato ancora il 70 dopo la prima gamba rialzista, qua c'è stato fatto un bel 10% abbondante in 2 settimane, eh? Veramente una forza incredibile, però l'RSI ancora non è andato in ipercomprato, quindi ancora non dava segnale short. Guardate qua cosa succede. In questo esatto punto era il 18 di febbraio, vi invito poi a verificarlo, l'RSI ci dà un segnale short. Siamo esattamente a 21.650 punti, ma posso anche arrotondare a nostro favore, 21.700 punti short perché ce l'ha detto l'RSI, ok? Se noi ascoltavamo l'RSI in maniera, integralista, cioè appena vai in ipercomprato lo andiamo a shortare il mercato di riferimento, da 21.700 punti l'RSI non faceva altro che rimanere in ipercomprato quassù per aria, appeso, ondeggiando all'insù e all'ingiù sopra quel valore di 70, al di sopra e al di sotto di quel valore di 70, rimaneva sempre vicino all'ipercomprato, il mercato continuava a salire, noi speravamo che il mercato potesse finalmente prima o poi scendere e ci prendavamo nella faccia ben, siamo arrivati a 24.000. Guarda, anche qua volendo mi posso fermare, ma il mercato poi è addirittura arrivato a 24.000, oltre 2.000 punti di salita, un 10% di un indice che è veramente tanto, contro trend, 2.000 punti, con l'RSI che continuava imperterrito a dirci short. Ed è esattamente questo esempio che ho disegnato io manualmente prima. Mercato continua a salire, l'RSI continua a dirci short. 2.000 punti, un 10% di un indice in un paio di mesi è veramente tanto. Sì, in effetti sì, ci sono stati anche altri molti casi simili sulle valute. Penso in prima battuta nel 2014 euro-dollaro con una discesa clamorosa. Se andate a guardarvi un daily dal 2014 sull'euro-dollaro, ho fatto esattamente la stessa cosa. Lì è stata anche una discesa molto lenta con continui ipervenduti da parte dei vari oscillatori e poi si è fatto oltre 10 figure. Allora, se sei d'accordo, Nicola, io ti giro qualche domanda. Assolutamente, volentierissimo. Allora. Intanto, guarda, sono andato a prendere l'euro-dollaro, visto che ne parlavi, Giuseppe, da 1,40 a 1,05 in 6 mesi. Eh sì, lì sicuramente ci sono state un sacco di divergenze, un sacco di ipervenduti e quindi lì purtroppo poi saltano i vari sistemi a griglia e martingala, più chi ne ha più ne metta. Allora, Pietro mi chiede, l'indicatore ASO aiuta in questa lotta tra Tori e Orsi? Non so se lo utilizzi e se lo conosci, io Pietro me ne hai parlato già qualche volta, ma non, sinceramente non lo L'indicatore, utilizzo. Giuseppe, hai detto ASO. Ancona, Indicatore. Otranto. Sì, Ancona, Savona, Otranto. Non lo conosco, Non sono è, sicuro. sicuramente non è un indicatore di default della MT4. Poi magari, Pietro, andiamo un po' a guardarci, non lo vado a studiare. Allora, Giuseppe dice, posso confermare che le medie mobili parlano, seguire il trend. Con poi Giuseppe, non capisco la domanda e quello che è scritto dopo, Ma però. guarda, rispondo su questo punto velocemente, Giuseppe. L'obiettivo di questo webinar era anche dare degli accorgimenti, cioè conoscete bene gli indicatori e gli oscillatori che andate ad utilizzare, studiate la formula,
Una volta che li conoscete, voi sapete che l'RSI in momenti di forte tendenza funziona male, poi quando il mercato è in tendenza direzionale non lo utilizzate, quando siamo alla fine dell'ultimo trimestre dell'anno scorso, i mercati scendevano in maniera cattiva, in alta volatilità, lì l'RSI non va usato. E al contrario, funzionano molto bene gli indicatori trend follower di tendenza, come per esempio la media mobile. Ed ecco allora che andate a decidere di utilizzare la media mobile piuttosto che l'RSI. Però tu hai detto una cosa molto interessante quando hai fatto l'esempio sul FTSE MIB. Tu hai spiegato che la dinamica per cui il FTSE MIB è salito è stato dovuto al discorso del quantitative easing di Draghi. Quindi, secondo te, l'analisi tecnica da sola è un po' fine a se stessa, o comunque diciamo è sempre necessario abbinarla a un'analisi fondamentale e quindi andare un po' a seguire anche le notizie? Questa è un po' Allora, anche qualche domanda che è stata fatta in chat, poi ce ne sono altre che ti giro più avanti. rispondo volentieri, Giuseppe. L'analisi fondamentale funziona sicuramente bene nel lungo periodo. Non è, a mio avviso, il mio time frame operativo. Io vado dall'intraday per carità, compro anche qualche titolo obbligazionario che poi tengo magari in portafoglio per 1 o 2 anni, così come anche qualche titolo azionario, però quello è proprio l'orizzonte più lungo, più ampio che seguo. Ma la maggior parte della mia operatività si basa sull'intraday e sul multi-day, su time frame daily che può durare, a esagerare, un paio di settimane. Quindi l'analisi fondamentale in questo senso a me non serve. Se si trada uno strumento, poi, e qui faccio un accorgimento sullo strumento che tradiamo, come il petrolio, ecco che il petrolio è quello che in assoluto segue di più le dinamiche di carattere fondamentale, le dinamiche di carattere economico, le notizie. E quindi, se volete seguire, diciamo, più l'analisi fondamentale, i dati, le notizie, eccetera, lo strumento sicuramente più adatto, per esempio, è il petrolio. Per gli strumenti che trado io seguo la dinamica di prezzo, diciamo la price action, io ho il mio protocollo operativo meccanico, delle regole precise in ogni fase della trade che applico e seguo come un soldato. Lo stop, l'entrata, il target, lo stop in pari, lo stop in profit, eccetera. Non devo fare altro che applicarli in maniera meccanica e non ho dubbi. E sono regole che si basano semplicemente sull'equilibrio fra compratori e venditori. Per esempio, qua il FIB, al di là della notizia, al di là della politica monetaria espansiva da parte della BCE, se io vado a guardare queste candele dopo l'annuncio del quantitative easing, io non ho un solo motivo, un mezzo motivo per provare a shortare il FTSE MIB in queste prime candele dopo l'annuncio. Ogni candela ha minimi e massimi crescenti rispetto alla precedente. Ogni candela è verde. Ogni candela chiude alta più della precedente. Io non ho mai dubbi. Anche qui questa candela è nera, è rossa, insomma, che dir si voglia. Però i minimi e i massimi sono crescenti, continuano a rimanere crescenti, cioè. Qui c'è una predominanza di forze rialziste rispetto a quelle ribassiste, e noi dobbiamo non far altro che prediligere l'operatività long in intraday, e se siamo a rialzo multi-day, mantenere la posizione e non cercare di certo entrate short né in intraday né in multi-day. E per indicare un po' la forza di questi compratori e venditori, quante candele sul daily o sul time frame di riferimento aspetti per decifrare che quel movimento in realtà racchiude la forza dei compratori? In questo caso stanno salendo 5, ma ne sono 7 candele verdi, ma ti dai comunque una regola, che ne so, aspetti 3 candele rialziste, poi attivi la tua operatività oppure non so, guardi altro. Me ne basta anche una, e guarda, vado direttamente su oggi, ok? Questo è il FTSE MIB oggi. Già da questa candela, nonostante la brutta discesa di queste 2 giornate della settimana scorsa,
molto molto forti, io già da questa candela qua, che mi ha dimostrato come i nuovi minimi che sono stati fatti per la terza candela di seguito siano stati ampiamente recuperati, riassorbiti e addirittura abbiamo chiuso in prossimità dei massimi, è stata una candela che, tra l'altro, da mio protocollo operativo, mi ha dato un ingresso long. Ok, quindi già da questa candela qua, adesso zoom ancora di più, che si vede meglio. Già da questa candela qua, e ne parlavo poi tra l'altro a Investing Roma venerdì, sono stato un paio d'ore in sala trading, avevo già un segnale long. Il mio protocollo operativo, tra l'altro, qua posso anche svelare un po' di valori, non è un pro assolutamente un problema, mi ha dato un ingresso long per il giorno dopo in area 21.250 punti. Il mercato poi ha fatto il giorno dopo poco meno, qualcosa in meno. Al di là di questo, già questa candela mi bastava. Poi la candela successiva cosa ha fatto? Minimo crescente, massimo crescente, bene, la tendenza è ancora long. E quindi cercherò di nuovo solo segnali long. La candela di oggi come sta chiudendo? Che cosa sta facendo? Continua ad avere minimi e massimi crescenti. E continua a essere bella, piena, verde, rialzista e a chiudere in prossimità dei massimi. Anche domani cercherò delle entrate long. Chiaramente cerco sempre di avere delle entrate, diciamo, su piccoli pullback, su piccoli ritracciamenti. In questo caso, 21.500 punti per la giornata di domani potrebbe essere un'area interessante dove cercare nuove entrate long sul FTSE MIB. Che mi vadano non sui massimi di oggi a target, ma anche più in alto, perché se la tendenza continua, quella che è in atto in questo momento, è un rimbalzo, ma è un rimbalzo di questa discesa, ma comunque negli ultimi giorni la predominanza è a favore delle forze rialziste, continuo a comprare. Ok, quindi cerchi pullback anche un po' per aggiustare il rischio rendimento, perché ovviamente se entri domani sulla terza candela rialzista inizi a perdere un po' di rischio rendimento, perché è una cosa entrare la prima giornata dove hai il segnale di, diciamo, puro di price action con quel martello, è una cosa entrare dopo 3-4 giornate e lì inizi a perdere un po' di rischio rendimento. Assolutamente sì, cerco sempre di avere un piccolo vantaggio, poi se non riesco a entrare in posizione, pazienza, non me l'ha detto il dottore di fare trading, quindi magari vado a farmi una passeggiata al parco. Questa candela aveva chiuso in area 21.400 punti, ma non sono entrato a 400, sono entrato a 250. Cerco sempre un vantaggio perché tutti quei punti in meno che io sono riuscito a strappare al mercato. Sono punti che vado ad aggiungere al mio potenziale target e vado a sottrarre al mio potenziale stop loss. Faccio un esempio calcistico, al di là delle tifoserie delle fedi calcistiche di ciascuno di noi, c'è stato Juve-Inter-Inter-Juve nel weekend, ha vinto la Juve. La Juve non ha vinto contro il Lecce, non ha vinto contro il Bologna. Ma ha vinto contro l'Inter, quindi ha fatto 3 punti per se stessa e ha tolto 3 punti all'Inter. Quindi quando io vado a comprare a 21.250 anziché a 21.400, io quei 150 punti non li vado soltanto ad aggiungere al potenziale target, ma li vado anche a sottrarre al potenziale stop loss. Ed è un vantaggio che alla fine dell'anno fa la differenza fra un P&L positivo e uno negativo. Ottimo, chiaro, chiaro, assolutamente sì. Purtroppo per me la Juve ieri ha vinto, non so quanti di voi siano juventini in chat. Allora, io ho diverse domande. Vuoi che te le giri adesso oppure magari finisci il discorso e poi te le lascio per gli ultimi minuti perché sennò il tempo è volato, sono già le 19:40. Ma guarda, posso per esempio, Giuseppe, dare degli accorgimenti sull'RSI, no? E poi andiamo subito sulle domande molto volentieri. Per esempio, tornando sempre al 2015, no? Esatto, perché la domanda un po' frequente che stanno girando è: ok, allora come faccio ad evitare queste trappole Oh. sull'oscillatore? Benissimo, guarda, andiamo sull'RSI che è sullo stocastico.
o sul Momentum sarebbe la stessa identica cosa. Mi sono scordato di togliere questa freccetta, quindi ho perso tempo, però ci arriviamo. Nel frattempo, Giuseppe, per chi sta seguendo questo webinar e per chi ha un conto Tikmil o aprirà un conto Tikmil, ho riservato uno sconto del 33% o del 25% sul corso di trading sul mio protocollo operativo. E poi magari se scrivono a te o a me, gli daremo tutte le informazioni del caso. Lascio velocemente i miei contatti, nicolaparatrading@gmail.com. Poi Nicola Paratrading è il nome universale di canale YouTube, Telegram, pagina Facebook, dove insomma potete trovarmi, condivido i miei appuntamenti, le mie analisi e la mia operatività. Detto questo, tornando al 2015, molto velocemente, eccoci arrivati. Allora, dicevamo, cosa è successo? È successo che l'RSI ci ha dato un segnale long, ci ha dato un segnale di ipercomprato, un segnale short qua, ok? Io questo segnale short di RSI che mi dà l'ipercomprato lo vado ad escludere. Ecco il primo accorgimento. Perché lo vado ad escludere? A parte che siamo in tendenza, il mercato è long, è molto forte ed è preferibile utilizzare gli indicatori trend follower, non gli oscillatori mirror reverting come l'RSI. Ma facciamo finta che non abbiamo capito che siamo long, siamo in tendenza, non ce ne siamo resi conto, usiamo l'RSI. Io qua vado ad escludere questo segnale short che mi ha dato, perché questa candela ha aperto in gap up. Non ha fatto altro che generare un minimo, un massimo superiore alla candela precedente e mi chiude sui massimi. Quindi, facendo comandare il prezzo, facendo comandare la candela giornaliera che il mercato ha generato e non il segnale che mi ha dato l'RSI, io qua non posso far altro che dire che il mercato è ancora forte, impostato al rialzo, perché minimo e massimo crescente rispetto alla candela precedente, gap up, candela bella piena verde che chiude sui massimi. Non c'è una candela più forte di questa. Cioè veramente una marea di segnali, tutti a favore del long. Andiamo al giorno dopo. Ancora candela verde, ancora minimo crescente, ancora massimo crescente, anche se l'RSI continua a dirmi short, continua a dirmi ipercomprato, io continuo ad escludere il segnale perché la candela è verde, minimi e massimi crescenti e il mercato continua a salire. Terza candela, ancora una volta stesso discorso. Candela verde, minimi e massimi crescenti, chiusura su nuovi massimi, vado ancora ad una volta a escludere il segnale. Quando è che posso ad un certo punto pensare che il segnale dell'RSI è buono? Posso tutt'al più pensare di prendere questa candela nera, però anche qua è vero che è nera, ma i minimi e i massimi sono assolutamente crescenti. Se l'avessi preso qua, quindi ho escluso queste tre candele, mi sono risparmiato già 300-400 punti di potenziale stop loss. Se anche short su questa candela, il mercato poi mi concede una piccola lateralità durante la quale posso gestire la trade, magari ad un certo punto inserire uno stop in pari e va bene, non avrò preso questo short, ma perlomeno non mi sono fatto male. Già, Giuseppe, questa candela qua, dopo che il mercato ha fatto questa con minimo decrescente, massimo è vero, il massimo è ancora crescente, ma il minimo è decrescente, già è un primo segnale che mi può dire, ok, posso cominciare a pensare di entrare al ribasso. La candela successiva ancora, questa è bella nera, chiude sui minimi. Il massimo è decrescente, purtroppo il minimo non è decrescente, però anche qua vedi che gli elementi a favore dello short piuttosto che del long si rafforzano. Il quadro sarebbe stato completo e perfetto se questa candela è quella del 25 febbraio 2015, se volete andarvela a rivedere, oltre a essere nera piena, a chiudere sui minimi, avere un massimo decrescente rispetto a quella precedente, avesse avuto anche un minimo decrescente. A questo punto il segnale era completo e io potevo avere una conferma grafica di quello che l'RSI mi stava dicendo. Prima di trovarla, una vera candela di questo tipo, dobbiamo arrivare qua.
Quella lì ti volevo, perché questa qui è bastarda ed è troppo bella per essere vera. Quella Guarda, lì ha fatto danni, secondo me. cosa è successo. Effettivamente, finalmente, come giustamente facevi notare, abbiamo candela nera piena, primo elemento, secondo elemento, massimo decrescente, terzo elemento, minimo decrescente. Abbiamo tutto quanto, ma l'RSI nel frattempo cosa ha fatto? Non è più un ipercomprato. Ha avuto tempo di scaricare, vado giù fino all'RSI, è sceso. E siamo a un livello di 64,58. Quindi non abbiamo tutti e quattro gli elementi a nostro favore. E il trading si è fatto bene, è noioso. Io mi rendo conto che gli ascoltatori potranno pensare: cavolo, ma allora quando è che entro a mercato? Ma non ce l'ha detto il dottore. Poche trade, ma buone. Vogliamo guadagnare soldi sul mercato. Quindi, anche se dobbiamo aspettare tanto tempo prima di avere un segnale buono, chi se ne frega? Che quel segnale sia veramente valido. Quindi qua, ripetiamolo, abbiamo tutti gli elementi. La candela rossa o nera, che dir si voglia, piena ribassista, primo elemento. Abbiamo il massimo decrescente rispetto alla precedente, molto bene. Terzo elemento, abbiamo il minimo decrescente, molto bene. Quarto elemento, se stiamo guardando l'RSI, abbiamo un RSI che nel frattempo non è più in ipercomprato. C'era questa candela che poteva essere un segnale, ma anche qua l'RSI, guardate sotto, non è in ipercomprato e tra l'altro è una candela che ha massimo più alto della precedente e minimo più alto della precedente. Cioè, se noi ragioniamo non in maniera asettica, non guardando soltanto l'RSI, appena va in ipercomprato io shorto, ma se ci aggiungiamo la dinamica di prezzo, la price action, e vogliamo una candela brutta rossa o nera, vogliamo un minimo crescente, un minimo decrescente o un massimo decrescente rispetto alla precedente, la combinazione di questi elementi ce l'avremo in momenti in cui magari veramente il mercato è pronto a invertire. Vediamo cosa è successo qua. Secondo me, Nicola, non so perché poi anche in chat qualcuno un po' concorda con la domanda che ti sto per fare, però così in questo modo un po' ha anche risposto, perché nel dire che non bisogna per forza fare trading, non ce l'ha ordinato di certo il dottore, però con una dinamica del genere in cui devi andare a prenderti comunque tutti i quattro setup. Mi viene in mente che questa dinamica, quindi il quadro completo, lo abbiamo soltanto se abbiamo una candela rossa, magari con poca volatilità, che chiuda, che abbia un corpo piccolo, magari anche una doji, perché se arriva una candela ribassista forte, ti porta comunque sempre, ti esce fuori dall'ipercomprato, o sbaglio? È vero questo, si può magari fare riferimento alla candela precedente, ma questo Giuseppe è esattamente il motivo per cui nel mio trading io ho deciso di eliminare totalmente dal mio grafico operativo tutti gli indicatori oscillatori di analisi tecnica. Cioè mi sono veramente in questi 12 anni piano piano andato a creare un protocollo operativo meccanico, solo dinamica di prezzo, solo price action, solo equilibrio fra forze rialziste e ribassiste, e ho tolto tutti gli indicatori oscillatori dal grafico. E cosa possiamo fare, Giuseppe? Possiamo, in questo, per rendere, diciamo, l'utilizzo dell'indicatore più operativo, possiamo guardare quando c'è un segnale e se nella giornata stessa non c'è conferma da parte della candela, arrivare a aspettare una conferma sul giorno successivo. In questo senso l'RSI funziona molto meglio nell'identificare i minimi di mercato che non i massimi. In maniera, guarda, quasi, non voglio dire universale, perché di universale non c'è niente, però su molti strumenti, su veramente tanti strumenti finanziari, è molto più abile ad identificare i minimi che non i massimi di mercato. Per esempio, andiamo a cercare un ipervenduto, che per esempio poteva essere, dunque, qua forse non ci siamo, qui sicuramente ci siamo andati, ok? Adesso qua al mercato, questo è il flash crash Cina, non so se te lo ricordi, Giuseppe, quindi un'esplosione di volatilità esagerata nell'estate del 2015, è anche
un momento particolare. Per esempio qua, guarda, siamo andati in iper venduto con questa brutta candela nera, l'ennesima ribassista di questa serie. E non entriamo perché il mercato è ancora ampiamente improntato, impostato al ribasso. Il giorno dopo che cosa succede? Il giorno dopo abbiamo una candela bella verde di espansione rialzista, minimo crescente, massimo crescente. Ecco che alla chiusura di questa candela, quindi aspettiamo conferma sulla candela successiva al segnale da RSI e allora entriamo long. Questo può essere un accorgimento importante per andare ad utilizzare l'RSI in maniera operativa, cioè almeno riusciamo a fare qualche Quindi poi il rischio è di prenderti magari più falsi segnali, però appunto magari anche per chi non riesce a stare fermo con il mouse, però ha una certa logica. Allora ci sono diverse domande, ad esempio l'utilizzo congiunto tra medie mobili e oscillatori, nel senso che se c'è un trend magari persistente che ci indica una media mobile, sei d'accordo sul discorso di aspettare che l'RSI magari vada in ipercomprato, quindi magari ci dà un pullback in modo tale da fare un'entrata anche meno rischiosa. Quindi che ne so, hai un trend ribassista che ti dice la media mobile, aspetti che l'RSI vada in ipercomprato per andarlo a shortare. Però in Ok, quindi diciamo, ok, siamo in un trend ribassista, la media me lo dice, l'RSI diciamo mi può identificare in qualche modo la fine del rimbalzo, in questo senso, quella fine del esatto, rimbalzo una sorta di pullback in linea con il trend di fondo. può essere un utilizzo, per esempio, allora qua la media dovrebbe esserci girata al ribasso perché c'è stata un'ampia lateralità qua che dovrebbe aver appiattito la media, quindi poi con queste due candele si è girata al ribasso. Io adesso siamo sempre sul FTSE MIB in diretta, tra virgolette, sulle ultime giornate. Mettiamo una media 9, ecco, la media si è inclinata al ribasso. Allora, visto che la media si è inclinata al ribasso, l'ascoltatore ci chiede: possiamo aspettare che l'RSI vada in ipercomprato per shortare? Io ripeto, non utilizzo indicatori oscillatori di analisi tecnica per i motivi che vi ho spiegato, quindi andarli a combinare e trovare, diciamo, un equilibrio, un qualche pattern, un qualche segnale combinato che ci dia un segnale è difficile, sono veramente pochi i segnali. Qua per andare, per esempio, no? Come puoi vedere in diretta in ipercomprato, dovremmo avere una salita del mercato talmente copiosa che cosa fa succedere? Fa succedere, fa accadere che la media mobile si rigira al rialzo. Quindi ecco che il trend short che avevamo identificato grazie alla media viene annullato. Nel momento in cui magari l'RSI ci dà il segnale di ipercomprato e allora noi abbiamo quel rimbalzo da shortare che cercavamo, no? Però purtroppo è tardi perché nel frattempo la media si è girata. Qua per esempio non era mai successo. La media scendeva e c'è stato un rimbalzo che l'RSI ci ha segnalato da vendere. No, non c'è stato. Possiamo fare degli esperimenti. utilizzo una media lenta e un oscillatore a corci periodi, perché Bravo, sicuramente stavo esattamente dicendo questo. Possiamo cambiare i parametri di indicatore oscillatore, combinarli in maniera da appunto avere questo segnale. Poi questi esperimenti, perché tutto può funzionare, fateli questi esperimenti, testateli, backtestateli. Se trovate un equilibrio su un certo strumento che dà dei segnali buoni, ben venga. Poi chiaramente dovrete sicuramente adattarvi anche ai momenti di volatilità e quindi fare in modo che i parametri, l'equilibrio che trovate si adatti in qualche modo anche all'aumento o alla diminuzione della volatilità dello strumento e avete trovato il vostro equilibrio. Quindi sicuramente è un modo interessante di lavorare, assolutamente sì.
Ok, allora, battute finali, ci sono diverse domande. Allora, tenete conto che questo è un primo webinar insieme a Nicola, ne faremo altri due, poi vi comunicherò le date successive, quindi via email. La registrazione sarà comunque disponibile, quindi credo già da domani. Allora, Nicola, questi ultimi 5 minuti ti giro un po' di domande, io magari te le dico a raffica e poi magari fai un resoconto di tutto. Allora, Massimo dice, va benissimo il discorso, però l'indicatore ci deve mettere in allerta in modo tale poi da ricercare il segnale sui prezzi. Giovanni poi ti chiede se, a parte le notizie, che comunque hai già spiegato un po' grosso modo come lavori sulla price action, ti affidi anche al trend, anche se poi hai spiegato un po' il discorso dei minimi e massimi. Infatti Giovanni poi riprende anche questo tuo argomento che poi hai integrato nella spiegazione. Fabrizio ti chiede se segui anche la teoria di DAO. Pietro No, sul non lato. seguo. Ok, Pietro sempre sul lato. Ok, poi ci guardo, magari mi ha girato degli esempi su Telegram, magari anche nei prossimi webinar ne parliamo. Sì, volentieri. Salvatore diceva che appunto in quel modo sull'RSI era difficile trovare dei segnali di ingresso per il discorso che facevi dei quattro punti da incrociare sostanzialmente. Poi Fabrizio fa un'obiezione assolutamente condivisibile in cui dice che il problema è il money e risk management, assolutamente. E poi Giovanni ti chiede se questo tipo di tecnica che utilizzi può essere più, diciamo, adatta a uno scalping, quindi magari cercare delle entrate mordi e fuggi. Allora, per concludere, Giuseppe, l'indicatore ci dà un segnale. Qualcuno aveva chiesto, guarda qua, il FIB scendeva, poi a un certo punto gap up al rialzo qui. Quindi gap up è un segnale di forza rialzista, candela che dall'apertura fa i minimi in apertura, sale solo, chiude sui massimi. Qua il mercato si è girato. Non ho bisogno di aspettare che anche la media finalmente si inclini al rialzo. Io lo so già qua. La media qua è ancora piatta, poi riscende, poi di nuovo piatta, poi risale un pochettino, si riappiattisce, poi sale definitivamente. Dopo questa giornata qua è evidente come sul book, sul mercato, nell'equilibrio fra compratori e venditori sia successo qualcosa tale per cui la predominanza ribassista che era in atto qua all'improvviso è cambiata, si è rotta, è cambiato qualcosa e l'equilibrio si è ribaltato a favore delle forze rialziste. I mercati sono veramente una delle cose più aleatorie che ci sia, assolutamente. Il mio protocollo operativo è meccanico e ha delle regole precise effettivamente di money management. Alla fine, veramente, io lancio una provocazione così in chiusura, possiamo entrare a mercato long o short lanciando la monetina, ma poi quello che fa la differenza è la gestione della trade. Come ci stoppiamo, come prendiamo profitto, poi sono tra l'altro tematiche che vedremo anche nei prossimi webinar. Io ho veramente definito delle regole precise, meccaniche, le applico come un soldato, non mi pongo dubbi, domande, non sono in preda all'emotività, quello che mi dice il protocollo di fare lo faccio e se devo stoppare, stop, se devo prendere profitto, prendo profitto. Poi, come dicevi tu, Giuseppe, lo vedremo anche nei prossimi webinar, tra l'altro l'ultimo sarà un trading live, quindi avrò anche modo magari di fare vedere qualcosina in più di quello che appunto è il mio protocollo operativo di trading. Ottimo, ottimo Nicola per questa chiusura del webinar. Vedo altre domande, comunque vi dico che faremo altri due webinar, quindi ci sarà spazio per approfondire il discorso. Allora, io vi ringrazio per aver visto, ascoltato questo webinar e vi do appuntamento al prossimo evento, me lo comunicherò via mail. Grazie Nicola per l'ottimo webinar. Grazie Giuseppe, dai, rispondiamo alle domande residue, ce le mettiamo da parte, rispondiamo nel prossimo webinar. Grazie a Tikmil, grazie a te e un saluto a tutti quanti. Buona serata.